Ciao a tutti amici di Balcone Verde e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vi faccio vedere come realizzare una talea di platano, l'albero maestoso che vediamo molto spesso nelle nostre città, nei viali, nei parchi, attraverso appunto il metodo della talea e in particolare il metodo della bottiglia, che è un ottimo metodo per far attecchire con maggior probabilità le talee. Allora, la prima cosa che dovete fare è procurarvi ovviamente dei pezzi di legno, quindi che saranno le nostre talee. Possibilmente legnosi o semilegnosi. Adesso siamo a metà gennaio, quindi li trovate senza foglie. Poi prendete delle forbici. In questo punto qua andate a togliere leggermente la corteccia. Ecco qua, vedete che non so se riesco a vedere, riuscite a vederlo, comunque questa parte qui è quella lì che ho tolto un pochettino perché ho fatto questa operazione, proprio perché ci permetterà, o meglio permetterà al rametto stesso di poter radicare con più facilità. Ovviamente adesso lo metto nel bicchiere dell'acqua, no? Per qualche minuto lo tengo qui dentro e poi cosa faccio? Faccio un buchino qua dentro, così, dentro, in modo che... non so se riuscite a vederlo, comunque c'è un piccolo buchino qui in mezzo dove andrò a inserire appunto la talea. Dopodiché prendete il ormone radicale dopo averla bagnata, no? Quindi una sorta di impanatura lo fate, lo andate a impanare qui dentro, lo potete vedere, no? Adesso è diventato più bianco. Cioè bianco, perché ovviamente l'ormone radicale è bianco, e lo andate ad inserire appunto nella terra. E non la mettete così. Dopodiché, l'altra, vedete, questo è il risultato. Poi con la stessa acqua con cui avete messo a bagno il rametto, andate a mettere questa, in modo che, andate a mettere quest'acqua in modo che lei possa in qualche modo avere la terra bagnata. Adesso gliene metto parecchia perché la terra è molto asciutta. Dopodiché, adesso man mano che l'acqua scenderà, che qua si bagnerà tutto, prendete questo che è la parte più superiore della bottiglia, io l'ho tagliata un pochettino, e l'ho andata a posizionare qua sopra. Così. Questa è la talea. Dopodiché, questa talea qua non la dovete mettere al sole, la dovete mettere in un luogo al fresco e soprattutto in un luogo dove non battono in maniera diretta i raggi del sole. Perché? Perché ovviamente questo ramo non ha radici e quindi proprio perché non ha radici ha bisogno prima di andare, di essere esposto al sole, di radicare. Quindi voi la lasciate qui qui per modo di dire, in un luogo a voi più consono, dove appunto, ripeto, non ci sono raggi solari diretti, ma prende luce, per alcuni mesi, 1 o 2 mesi, in teoria dopo 90 giorni, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe aver radicato. Una volta che ha radicato, ovviamente... guardate con attenzione che sia in buono stato, allora a quel punto lì la mettete in un posto dove prende un po' più di sole diretto, ma non troppo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su e condividetelo sui social. Ciao e alla prossima!